In today's economy, cash flow is tight and families are held captive to high interest rate credit card debt. What people don't realize is how they structure their current mortgage can significantly reduce these problems. At Churchill Mortgage, you'll get a free analysis and learn how to eliminate credit card interest rates, lower bills, and start taking control of your budget. Get started at churchillmortgage.com. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Review, oggi in diretta qui dallo spazio di attualità e dal punto di vista del Signore di tante tematiche che riguardano appunto il nostro vivere quotidiano in questo mondo e su questo tempo, in questo tempo, ma quello che oggi affronteremo insieme sarà un argomento, come proviamo a fare ogni giorno, di grande interesse perché riguarda proprio davvero tutti, perché parleremo oggi di alimentazione, di quello che c'è intorno alle dinamiche sbagliate che portano ad una errata alimentazione, tante volte anche alcune tendenze a sfogare le proprie ferite e i propri problemi esattamente sul cibo. Che cosa crea, che meccanismo mentale c'è dietro questo atteggiamento, quali sono invece le cose che dobbiamo scoprire, che dobbiamo sapere e che dobbiamo portare in evidenza con l'aiuto di Dio, cercare anche grazie alla parola del Signore che ci dà tantissimi spunti. Sapete, tante volte mi è capitato di parlare con tantissime persone, ci capita spesso, e crediamo sempre più delle volte parlando proprio, intuiamo, capiamo, percepiamo tutto quanto il problema legato al fatto che si immagina la Bibbia come se fosse un libro antico, poi scopriamo che la parola di Dio è in realtà un libro e la parola del Signore è qualcosa che proviene direttamente dal cuore di Dio, che è fuori dal tempo e infatti ci riempie la vita di tantissimi e meravigliosi consigli di utilità quotidiana. Quindi anche quello di oggi sarà un argomento che pianteremo, affronteremo con l'aiuto di Dio, proprio attingendo dalla parola di Dio, e con questa attitudine già vi anticipo che il nostro ospite in collegamento con noi è il dottore nutrizionista cristiano Anilo Vizziola, il quale, come già anticipato in un'altra puntata, e anche grazie alla vostra risonanza, ci avete scritto in tanti e ci avete spinto a ragionare e ad approfondire questo argomento, ecco, con l'aiuto del nostro carissimo ospite proveremo ad approfondire il tema anche sotto un aspetto un po' più tecnico, medico e anche pratico. Ovviamente tutto questo non può partire perché ora abbiamo anche noi delle abitudini sane, però, che sono quelle di ogni mattina prima di iniziare, ovvero il nostro carissimo caffè biblico. Buongiorno, com'è difficile la comunicazione, cioè capirsi e aiutarsi. Da sempre c'è questa difficoltà tra le persone, tra uomini e donne, tra genitori e figli, tra popoli e nazioni. È una vera Babele, una vera confusione il mondo in cui viviamo. Non solo per i linguaggi diversi, ma per gli intenti e i fini diversi
dettati molto spesso dall'egoismo, dalla presunzione, dall'orgoglio. Cercavo un'immagine per la copertina di questo caffè che rendesse l'idea della vicinanza tra persone e tra popoli. Ho scelto questa immagine di due bambini, uno ebreo e l'altro palestinese, che si abbracciano. Con mia sorpresa, però, ho scoperto che questa foto è un falso. Mi spiego meglio. La foto, che del 1993, era stata commissionata da un giornale canadese per farne un'immagine allegorica. Ma per la difficoltà nel trovare un ragazzo palestinese disponibile a fare la foto, perché chi collaborava con gli ebrei rischiava addirittura la vita, furono scelti per questi scatti due bambini ebrei. È difficile anche fare una foto. Invece non è difficile trovare nelle chiese persone diverse per cultura, colore della pelle, etnia, e che pregano insieme. Ne sono io stesso spettatore per le 22 nazionalità presenti nella comunità che ho in cura. Ne sono spettatore quando sento pregare dei fratelli in Cristo ucraini, non soltanto per i loro connazionali, ma anche per le famiglie russe che hanno i loro figli al fronte. Sì, la foto di copertina è stata realizzata da due ragazzi ebrei, non due ragazzi diversi dall'etnia, ma Gesù invece sta operando ancora tra ebrei e arabi. Attualmente lo sta facendo. Per lui non c'è distinzione, siamo tutti creature di Dio, bisognosi dell'amore e di trovare il Padre nostro che è nel cielo. Sentite cosa dice in Matteo capitolo 8. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui e pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo è in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli rispose: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Il risultato fu che Gesù fu colpito da questa affermazione di fede, elogiò questa fede del romano e guarì il paralitico servitore. Sì, se il mondo in cui viviamo è una Babele, Dio sta facendo un'opera meravigliosa tra gli uomini, portando perdono e salvezza a uomini di ogni lingua. E la Pentecoste è anche questo, parlare un linguaggio spirituale che ci accomuna e che tutti possono comprendere. Leggo un versetto, Atti capitolo 2, dopo che è sceso lo Spirito Santo sulla Chiesa e parlavano in altre lingue, la folla che era intorno a quella casa udiva e si fece questa domanda. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Quando è Dio che parla, è Dio che si esprime, è Dio che ci raggiunge, noi riusciamo ad ascoltare bene nel nostro linguaggio e a accomunarci a tutti gli altri che sanno parlare il linguaggio di Dio, che è un linguaggio d'amore. Infine, ho conosciuto nel sud Italia, in alcune chiese, dei credenti che appartenevano a delle famiglie che rappresentavano un po' il clan della malavita locale. I clan si facevano guerra tra di loro, ma nella chiesa i loro parenti sapevano pregare insieme anche per le loro famiglie e anche piangere insieme quando c'era qualche lutto, ora di una fazione, ora di un'altra. Sì, la volontà di Dio è quella di unirci, la volontà di Dio è quello che troviamo pace, salvezza, perché Gesù è venuto non per giudicare, ma per salvare. Dio ci benedica. Alleluia, solo in Gesù c'è la radice, colui che è la radice della pace, c'è la pace possibile appunto al centro delle guerre. Noi preghiamo e continuiamo a pregare per i conflitti che ci sono in questo mondo,
siamo chiamati a fare questo, ma siamo anche chiamati a combattere una battaglia di carattere spirituale che intravede e ingaggia e vede protagonista ogni credente. Se sei un figlio di Dio, se sei una figlia di Dio, sei in battaglia, e la pace a cui si fa riferimento quando si pensa alle guerre, alle tante guerre che ci sono nel nostro mondo, non è una pace forse che passa attraverso gli accordi politici, ma è una pace che conquista il più profondo di un cuore che si arrende al Signore e che porta al Dio le sue paure, i suoi timori. Il Signore salva quel cuore, ti salva, ti plasma, ti cambia, e nel bel mezzo della tua tempesta vivi la pace che è Gesù Cristo, quando Cristo viene ad abitare in te. Gloria al nome del Signore. Noi siamo strafelici di questa possibilità che il Signore ancora ci concede oggi, perché vivere alla presenza del Signore è il vero ed è il principale motivo per cui Egli ci ha creati. Tu sei creato proprio per vivere e glorificare il nome del Signore. Fin quando non raggiungi questo momento, nel modo in cui Dio stesso desidera che tu lo raggiunga e tu entri in questa dinamica, in questa forma, possiamo dire che stai probabilmente riempiendoti soltanto di paure, di difficoltà e di affanni inutili. Fin quando non raggiungi la presenza del Signore, tu non raggiungi lo scopo per cui sei nato. Quindi il nostro augurio, il nostro desiderio è proprio vederti arreso nelle mani del Signore. Vi ringraziamo i nostri amici che ci stanno seguendo dai social. Vi chiediamo di condividere questa diretta, perché stiamo per parlare di un argomento estremamente importante e di grande attualità e di grande diffusione, perché parleremo dei disturbi legati proprio all'alimentazione, al motivo per cui tante volte le ferite più profonde dell'uomo si vanno a sfogare forse proprio sul cibo, oppure in altri casi un rapporto sbagliato con il cibo che crea dipendenza, che inconsciamente anche tra i credenti si tratta come argomento sempre in modo molto superficiale, ma in realtà scopriremo, e lo faremo insieme al nostro ospite, come dicevo in apertura, scopriremo le mille insidie che si nascondono dietro il cibo, ma soprattutto cosa dobbiamo imparare alla luce della parola di Dio per avere anche in quel caso un rapporto sobrio che ci consente di avere l'autocontrollo sulle situazioni di apparente tranquillità, ma che nascondono dei rischi e delle insidie. Vi chiamo subito, vediamo subito se è collegato con noi il dottore nutrizionista Anilo Viziola, in collegamento con noi. Eccolo qua, buongiorno e pace Anilo. Buongiorno e pace a tutti voi, come sempre è un onore per me essere qui. Grazie per esserti collegato, nonostante le tante difficoltà vogliamo ringraziare il Signore che ci ha concesso questo collegamento questa mattina, anche perché vogliamo dire che Anilo non si trova in questo momento nella sua casa, è in viaggio per delle difficoltà, e grazie al Signore, grazie a te Anilo per aver esercitato la giusta fede e la giusta organizzazione per riuscire ad essere in collegamento con noi oggi. Apparentemente sembra e può sembrare un argomento diciamo di secondaria importanza, ma vogliamo immediatamente dire che questo argomento che voi amici di Review avete sollevato e abbiamo provato in qualche modo con l'aiuto di Dio ad organizzare oggi è un argomento di grande importanza, perché si nasconde questa specie di superficialità, in una superficialità passa diciamo in una superficialità l'argomento dell'alimentazione, e oggi vogliamo proprio chiedere al nostro carissimo ospite in collegamento con noi, Anilo, come è possibile che dietro una sbagliata alimentazione possono nascondersi a volte dei disturbi che hanno a che fare anche con l'anima, con le ferite, col passato, con i traumi. Ecco, chi più ne ha più ne metta. Non mi dilungo, perché ci sono domande in merito a queste fasi e proviamo a farle dopo il tempo della tua introduzione all'argomento, quindi ti lasciamo subito la parola, a te la linea. Grazie mille. Voglio cominciare con un incipit aneddotico, parlando di quello che mi è successo l'altro giorno durante la spesa al supermercato. Incontro due commesse, una delle quali già mi conosceva, e parlottando tra loro, in qualche modo scherzando, mi chiedono: che prezzo fai per seguirci entrambe dal punto di vista nutrizionale? Al che la cassiera mi dice:
ma non togliermi il pane, non togliermi la pasta, non togliermi i dolci, perché altrimenti io non posso seguire la dieta, perché io non vivo senza mangiare il pane, la pasta, i biscotti, i dolci, in generale tutti quelli che sono i carboidrati semplici e complessi, perché io potrei morire senza questo alimento, senza questo cibo. E quante volte incontriamo persone come noi stessi che affermano, anche con una certa dignità, a volte con anche un certo orgoglio, anche tra noi cristiani, l'incapacità di poter vivere o sostenersi senza un determinato tipo di alimento. Per alcuni è il cornetto con la Nutella al mattino, per altri è il caffè con lo zucchero, per alcuni è il piatto di pasta asciutta tipico delle nostre regioni, per altri può essere il cracker pomeridiano oppure il dolcino serale. In qualche modo ciascuno di noi ha una sua piccola o grande, ahimè, dipendenza. E voglio introdurre l'argomento di oggi con un verso della parola di Dio tratta dalla prima lettera ai Corinzi dell'Apostolo Paolo, al capitolo 9. Nell'Apostolo Paolo ci suggerisce non solo una strategia per uscire dalle dipendenze di qualunque genere, ma soprattutto un dovere cristiano. L'Apostolo Paolo scrive in questo modo e dice: io tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, affinché non avvenga che dopo aver predicato agli altri sia io stesso riprovato. Qual era la consapevolezza dell'Apostolo Paolo e perché questa affermazione così tenace, così dura? Perché l'Apostolo Paolo sapeva qualcosa che purtroppo oggi sfugge alla maggior parte dei credenti: il nostro corpo non è un alleato del nostro cristianesimo. Lo voglio ripetere perché è una frase importante. Noi nasciamo in un corpo corrotto e corruttibile che non è in grado di aiutarci nel nostro cammino cristiano. Infatti Gesù, che aveva un'anima pura e aveva uno spirito puro, l'unica cosa che ha dovuto effettivamente sottomettere è stata la sua carne, il suo corpo. L'Apostolo Paolo dice che è un dovere di tutti quelli che si propongono uno scopo con Cristo, quello di avere la capacità di dominare, di sottomettere il corpo. Quando parliamo di corpo, noi parliamo di un insieme di cose, ma in questo caso si parla di pulsioni, quindi dipendenze, passioni, sensazioni, che sono addirittura in grado di limitare il nostro percorso cristiano. Ed ecco perché è necessario per tutti noi applicare a noi stessi la regola dell'Apostolo Paolo e disciplinarsi. Ma la prima cosa che dobbiamo fare è essere consapevoli, lo ripeto, che il nostro corpo può trarci in inganno. Quindi fidarci di ciò che è buono, di ciò che ci piace, di ciò che ci alletta, potrebbe portarci nel cronico, a lungo termine, andando in una sorta di dipendenza cronicizzata, che oltre a portarci verso purtroppo un epilogo ricco di patologie, potrebbe anche frenare il nostro cammino cristiano e non darci quel livello di libertà che la Bibbia prevede. A questo riguardo, in qualità di nutrizionista, vorrei informarvi su tutti quei cibi o non cibi, alimenti o non alimenti, che oggi troviamo con tanta facilità nel bar, nella pasticceria, nei supermercati, che purtroppo hanno insita la capacità di creare dipendenza. Facciamo però un excursus storico e facciamo una sorta di prologo, un prequel a questa trasmissione, parlando di ciò che accadeva una volta, e con una volta non parlo di molti anni fa, ma già 70, 80, 80 anni fa. Anticamente, e anche come ho detto recentemente, alcuni tipi di cibi o alimenti o non esistevano o non erano per niente facilmente reperibili. Il primo incriminato fra tutti è il saccarosio, ovvero lo zucchero da tavola. Il saccarosio si estrae ancora dalla famosa barbabietola da zucchero, ma ancora di più dalla famosissima canna da zucchero, una pianta che anticamente, in epoche lontane, era poco coltivata, ma che purtroppo, e questo è anche un dramma storico, a causa della schiavitù delle popolazioni africane, fu ampiamente insediata nelle Americhe e portò all'abbassamento del costo dello zucchero stesso. Il saccarosio, quindi, è, che cos'è? È il dolcificante per eccellenza,
ed è un disaccaride formato dall'unione del glucosio. Quindi il glucosio, che è la nostra moneta energetica più favorita dal corpo, è anche responsabile di tutta una serie di meccanismi naturali, e qui sottoscrivo naturali, che ci portano alla dipendenza. Anticamente, lo dissi già nella puntata precedente, trovare qualcosa di dolce in natura era estremamente difficile. Le fonti di glucosio o fruttosio naturali potevano essere la frutta fresca soltanto in determinati periodi, determinate stagioni, e non immaginate che anticamente trovavamo la pera o la mela o la banana presenti ovunque, ma soprattutto non erano così dolci. Le piante sono state selezionate e reincrociate nel tempo per essere adattate ai nostri bisogni. Prima la frutta era essenzialmente molto amara, tranne qualche fico, l'uva, i datteri, e poi avevamo il famosissimo miele, che purtroppo doveva essere procurato a rischio anche pericolo della propria vita, per cui non c'erano molte fonti dolci. L'alimentazione era un'alimentazione molto povera, basata su cereali molto integrali, ricchi di fibre, difficili anche nella macinazione e nella manipolazione, a differenza di quelli che sono i cereali raffinati e ricchi di glutine attuali, come per esempio la farina Manitoba, la farina canadese, che viene dall'America, che ci porta ad avere dei prodotti di panificazione eccezionali come la brioche, il pan di Spagna, il cornetto, grazie alla presenza di maglia glutinica che prima non c'era. Infatti la percentuale di glutine nel grano tenero, nel grano nano, che oggi viene utilizzato industrialmente, adesso arriva quasi all'80%, ma in antichità la presenza del glutine nel farro o nel monococco, nell'antico grano, non superava il 25%. Quindi cosa voglio dire con questo? Che prima il pane di allora era un pane spesso azimo, quando era lievitato era un pane non molto cresciuto, non molto invitante, e comunque i prodotti da forno anticamente erano appannaggio soltanto di chi se li poteva permettere, quindi persone molto ricche o persone benestanti. Quindi l'alimentazione antica, specie nel Mediterraneo, era basata sull'uso delle verdure, sicuramente dei legumi. Sicuramente al posto dell'olio d'oliva c'era il lardo, il risultato dello scarto, della macellazione del maiale. Quindi ci troviamo ad avere un'alimentazione povera. Che cosa è cambiato in pochi anni, soprattutto nel secondo dopoguerra? È cambiato che lo zucchero, sicuramente lo zucchero importato, ha avuto un calo enorme del prezzo e un rialzamento della richiesta. Voi pensate che a Venezia nel Medioevo un panetto di zucchero equivaleva in costo al peso dell'argento. Quindi lo zucchero costava tantissimo anche nel Medioevo, ed era infatti la famosa droga dei ricconi medievali, che lo mettevano nel tè o in altre bevande che venivano dalla via delle spezie. Ad oggi come oggi lo zucchero è molto diffuso. Che cosa succede quindi a un organismo quando mangia zucchero? Siccome gli organismi sono stati creati per vivere in assenza o in carenza di glucosio o di fruttosio, nel momento in cui noi troviamo lo zucchero semplice e lo mangiamo, si attivano a cascata tutta una serie di meccanismi di dipendenza con feedback positivo. Quindi noi andiamo a cercare sempre di più. Il meccanismo della dipendenza è basato sulla secrezione, sul rilascio di alcuni ormoni come la serotonina e la dopamina, che inducono nel nostro cervello e nel nostro inconscio una risposta che ci fa cercare nuovamente quell'esperienza sensoriale che lo zucchero ci ha regalato. Ed ecco qui come nella società odierna tutti quelli che si nutrono di cibi altamente ricchi di glucosio o comunque di zuccheri semplici tendono sempre a doverli ricercare. Un'altra cosa che crea la dipendenza dai cibi zuccherini è la cosiddetta glicemia iperreattiva, glicemia reattiva. Che cosa accade? Quando io inserisco, specie al digiuno, per esempio al mattino, dello zucchero, una fetta biscottata con la marmellata o un cornetto oppure i classici cereali zuccherati, ho subito un picco glicemico a cui segue un picco di insulina. Nelle seguenti 2 ore dopo il pasto abbiamo un abbassamento di questi valori che precipitano. Ok, perché non avendo accompagnato con le fibre questo tipo di alimentazione, la glicemia è subito salita, l'insulina è subito salita. Dopo 2 ore ecco che abbiamo il cosiddetto picco di ipoglicemia postprandiale, che causa anche sonnolenza. Il corpo subisce un trauma perché vede questo abbassamento dello zucchero nel sangue
come una situazione di ipoglicemia, quindi una situazione pericolosa, e ci induce una fame iperreattiva di zuccheri. Ecco perché molti miei pazienti, ma un'intervista che si può fare a livello mondiale, ammettono che dopo aver consumato un pasto tipo un biscottino, un salatino, dopo due ore sentono di nuovo il bisogno di mettere qualcosa in bocca, sempre dello stesso origine, sempre della stessa natura. E qui creiamo due danni. Il primo danno è quello della dipendenza, il secondo danno è quello di innalzare continuamente l'insulina, e ciò potrebbe portare a uno shock delle cellule beta del pancreas, ma addirittura allo sviluppare una patologia ormai demografica con i suoi milioni di milioni nel mondo, che è ormai il diabete. Il diabete di tipo 2, un insulino resistente, causa delle morti incredibili, terza causa di morte al mondo, se non erro, ma comunque una patologia che a lungo andare consuma l'organismo umano. Quindi il saccarosio sicuramente crea dipendenza, ma non solo crea dipendenza, crea anche l'opportunità di mangiare, quindi assumere calorie con cibi scarsamente nutrizionali. Cosa voglio dire? Che mangiando una barretta Kinder sicuramente riceviamo le calorie per il funzionamento dei nostri organi, ma ci siamo persi tutti i minerali, tutte le vitamine, tutte le sostanze extra nutrizionali, tutte le fibre, e quindi abbiamo creato anche un secondo indiretto danno al nostro organismo, non assumendo quegli zuccheri inglobati negli alimenti veri, puri alimenti, che siano invece validi per noi. Un altro tipo di droga che noi abbiamo, purtroppo, è il glutammato, che viene inserito purtroppo nei cibi industriali, come per esempio le patatine confezionate, che ci richiama, insomma, ne prendi una, ne vuoi mangiare tante, come per esempio le Fonsis, ci richiama continuamente a mangiare. Altri cibi sono ricchi di endorfine, come i formaggi, le patatine al formaggio, e tutti questi alimenti causano sicuramente dipendenza. Trovatemi una persona che dipende dal sedano, trovatemi una persona che dipende dalle carote, trovatemi qualcuno che dipende dalle mele. Una volta che abbiamo mangiato una mela o una carota o un piatto di insalata, non abbiamo più bisogno di ricercarla. Mentre uno studio in America molto importante ci dice che una persona potrebbe mangiare un pacco di biscotti e continuare fino alla nausea, fino al vomito, senza fermarsi. Questo per il meccanismo indotto dal nostro corpo, dal nostro cervello, di ricercare continuamente alimenti zuccherati, di cui però non saremo mai privati. Un altro grande problema, e con questo passo la parola a Michele, della nostra società odierna, è che ci hanno privati della possibilità di sentire la vera fame. Oggi noi non mangiamo per fame, mangiamo per cosiddetto appetito, per bisogno. Vi assicuro che invece la fame che noi dovremmo indurci non solo ci rende lieti e ci gratifica di più quando mangiamo, ma crea in noi i presupposti per l'azione di altri ormoni importanti come la grelina e la leptina, che fanno tutta una serie di cose positive nel nostro organismo, e tra ultimi anche quello di portarci a una certa longevità. Perciò, che cosa concludo dicendo? Quello che la Bibbia afferma nei Proverbi: per chi ha fame ogni cosa amara è dolce, invece per chi è sazio anche il favo di miele verrà disprezzato. Con questo cosa voglio dire? Rispondo a tutte quelle persone che hanno vizi alimentari: noi non viviamo di fame, noi non ragioniamo con la fame, ma ragioniamo solo con il gusto. Vi assicuro che nel momento in cui ci induciamo una fame prolungata, anche ciò che è amaro, quindi più benefico, riusciremo ad assumerlo. E do la parola in studio. C'è uno studio e ovviamente anche una pratica molto utilizzata da tanti cristiani, che è quella del digiuno. Sembra essere in qualche modo una pratica che aiuta, specialmente riferendomi alla prima tua esclamazione, Anilo, quando appunto dicevi che il corpo non aiuta a santificarsi. Ecco, in qualche modo possiamo anche dire che il digiuno, forse quello che Dio si aspetta dai suoi figli quando in una condizione particolare chiede esplicito, a me è successo che il Signore ha chiesto praticamente di digiunare in modo esplicito, questo è proprio per allontanarmi da alcuni meccanismi estremamente terreni. Ovviamente questo non è una regola e che deve comunque svolgersi come una liturgia. La domanda che volevo porti, Anilo, potrebbe nascondersi
o meglio anche proprio essere questo il motivo, ecco, lo scopo principale per cui il Signore in alcuni momenti particolari che attraversiamo ci chiede una consacrazione attraverso il digiuno? Assolutamente sì, il digiuno è una delle terapie dell'anima ed è una delle maniere per sfruttamento del corpo. Attenzione però noi a come utilizziamo il digiuno. Ci sono molti credenti che digiunano per poi abbuffarsi di nuovo e giustificare delle abbuffate. Questi digiuni pro-estetici non hanno senso. Il digiuno gradito a Dio lo troviamo in Isaia 58 ed è estremamente legato alla necessità di rompere i legami del nemico, di spezzare i legami diabolici e di prendersi cura del nostro prossimo. Quando noi digiuniamo ricordiamo che perderemo la nostra ricompensa se è un digiuno pubblico dove noi mostriamo tutta la nostra sofferenza. Certo, per chi non sa distaccarsi dalle passioni terrene, il digiuno sicuramente è un'ottima terapia. Però anche qui ci viene in mente quello che l'Apostolo Paolo scrive ai Galati e dice, specifica, che quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le passioni e i desideri. L'atteggiamento del cristiano che sa che il corpo non è di aiuto e sostegno, ma che deve essere santificato, è quello di valutare, e questo è l'invito che faccio a voi, valutare quali sono quelle dipendenze alimentari e non che ci portano ad essere schiavi del nostro corpo, ok? Quindi parlando di queste dipendenze, come ci si arriva, ok? Come anche il digiuno ci può sbloccare? Molte persone, sapete che tutti quanti noi cerchiamo, ed è questo il problema fondamentale, noi cerchiamo la gratificazione, non la sofferenza. In maniera istintiva noi, come tutte le specie animali, cerchiamo di proteggerci e di farci del bene. Benissimo. Però questo atteggiamento è contrario a quello della scrittura. Nella scrittura infatti è scritto che è meglio per noi soffrire per il bene che per il male. E quando noi induciamo una sofferenza avviene quello che dice l'Apostolo Pietro. In Prima Pietro, al capitolo 4, infatti noi troviamo perciò se noi soffriamo nella carne abbiamo smesso di peccare per dedicare il tempo che ci resta da vivere nella carne non più nelle passioni degli uomini ma nella volontà di Dio e tra quelle passioni che proprio si riferiva alle gozzerie e alle orge e al dolore. Quindi noi per liberarci da questa schiavitù fisica abbiamo bisogno di mettere in sofferenza la carne come dice l'Apostolo Paolo. Quindi Pietro e Paolo si trovano, tutti i servi della Bibbia si trovano, ma Gesù stesso ce l'ha dimostrato attraverso la sua chiamata dove è andato a digiunare nel deserto, che c'è bisogno di mettere la carne in sofferenza. Purtroppo molti vogliono vivere la spiritualità in un corpo non sottomesso. Questo crea i presupposti di un organismo, di un essere spirituale carnale. Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Waiting to buy a home? The Churchill Mortgage team says now is a great time to buy. Waiting could be a costly mistake because when rates drop, new home buyers will flood the market, driving up home prices. Go to churchillmortgage.com for your free analysis and see how home values can outpace rates to help you build wealth over time faster. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Ok, quindi una persona che non riesce a vegliare, quindi rinunciare al sonno, una persona che non riesce a pregare, quindi rinunciare al tempo, a concentrarsi, una persona che non riesce a digiunare, quindi rinunciare ai cibi, o una persona che a volte, sapete, è più facile digiunare per un periodo e poi tornare a mangiare male. No, una persona che non riesce a disciplinarsi in maniera quotidiana è una persona che è carnale.
Ma voi direte, sì, ma possiamo trovare persone che hanno questo tipo di dipendenza, però sono bravissime persone, bravissimi cristiani. Questo purtroppo è un fuoco fauto, è una finzione. Se noi non sottomettiamo il nostro corpo, non saremo nemmeno in grado di impedirgli di rispondere male quando il nemico ci oltraggia, di impedirgli di non essere gelosi, non essere invidiosi, maldicenti. Ricordate che la cosa più difficile da sottomettere, dice l'Apostolo Giacomo, è la lingua, che proprio messa nelle nostre membra, e non è a caso la lingua è l'organo che più di tutti viene gratificato attraverso l'alimentazione. Quindi spesso la scorretta alimentazione, biblicamente, spiritualmente, non me ne vogliate, ma queste sono discipline provate, è legata anche a un abuso del linguaggio. Quindi nel momento, chi sono quelli che sparlano? Perché la Bibbia dice nel Salmo 1 che io non mi fermo nella via dei peccatori, degli empi, però dice non mi siedo in compagnia degli schernitori, perché gli schernitori stanno sempre seduti a fare cosa? A mangiare. Quindi purtroppo sono da sconsigliare le grosse tavolate, i grossi banchi, mangiare continuamente, perché poi dal bere e dal mangiare viene sempre poi il peccare. Nelle molte parole non manca la colpa, ma chi tiene a freno la lingua è saggio. Ecco perché la Bibbia ci dice che quando siamo a tavola del ricco ci viene consigliato di metterci un coltello alla gola e non desiderare i suoi cibi squisiti. C'è una relazione tra mangiare e rinforzare la carne, cioè la natura del peccato in noi. Ecco perché l'Apostolo Paolo ci spiega che lui era capace di vivere nell'abbondanza, ma vivere anche nella penuria. Ecco perché noi, trovandoci sempre in una relativa abbondanza, soprattutto di schifezze, non riusciamo a frenarci. La prima cosa che un cristiano dovrebbe imparare dopo la sua conversione è la sottomissione del corpo attraverso pratiche come il digiuno, la veglia, il duro lavoro, la meditazione, l'astinenza sessuale. Queste sono delle cose che ci portano a rinvigorire il nostro spirito, perché o desideriamo o seguiamo i desideri della carne, oppure seguiremo i desideri dello spirito. Lo stesso Gesù ci spiega che è soltanto una questione di corpo, quando addirittura in Matteo ci dice che se la nostra mano o il nostro occhio o il nostro piede ci conducono al peccato, è vivamente consigliato di tagliare quelle parti. Che cosa vuol dire spiritualmente? Lo dice poi l'Apostolo Paolo più avanti: fate morire le vostre membra che sono sulla terra. E tra le prime cose elencano la fornicazione e poi l'impurità. Cosa voglio dire con questo? Il nostro corpo non è fatto per la fornicazione, ma per il Signore. Ma c'è una connessione anche tra mangiare in un certo modo e la capacità di astenersi sessualmente. Sono tutte cose collegate, come chi deve bere il caffè e poi dopo la sigaretta, o chi deve mangiare e poi avere un rapporto sessuale, perché tutte queste cose creano impulsi elettromagnetici nel nostro corpo, secrezione di acetilcolina, secrezione di ormoni come serotonina, endorfine, dopamina, che ci portano in un meccanismo di feel forward che ci obbligano in qualche modo a fare certe cose. Ed è molto più difficile per una persona che è abituata a mangiare merendine, a mangiare sregolato, a fumare, controllarsi davanti a una provocazione, per esempio di tipo sessuale, o una persona che ti taglia la strada con la macchina, di dire certe parole. È tutto collegato. Non possiamo essere cristiani a metà. Quindi, per quanto riguarda la questione alimentare, quali sono i consigli che posso darvi subito per uscire fuori dalle dipendenze? Iniziate a fare 3 giorni di disintossicazione alimentare. Non vuole essere un vero e proprio digiuno, ma una sorta di dieta detox che vi regalo in questo modo. Ovviamente, se potete, se non avete patologie che non vi permetterebbero di farlo, ma sicuramente cominciare dall'acqua. Noi siamo organismi fatti di acqua, quasi per il 70%. Dio nel giardino dell'Eden provvide ad Adamo ed Eva dei frutti che sono carichi di acqua. Noi dobbiamo iniziare dall'acqua. Quindi, invece di mangiare per 3 giorni, potremo decidere di bere soltanto liquidi. Quindi acqua, ma non solo acqua, così come la compriamo nelle bottiglie del rubinetto, ma un'acqua particolare. Quindi mi sto riferendo a infusi, a tisane senza zucchero, tè verdi, fiori di bisco, sostanze piene di antiossidanti che aiutano il corpo a recuperare. Potremmo fare un frullato o un estratto, un certificato di frutta e verdura, ad esempio adoperando la carota cruda, il cavolo, il cavolo nero, lo zenzero, il melograno, tutte cose che fanno molto bene. E
utilizzate soltanto liquidi. Quindi questi liquidi ci porteranno a disintossicarci, intanto inizieremo a pregare. Dopodiché è chiaro che va consigliata per la persona un'alimentazione adeguata e corretta. Quando parlo di alimentazione non parlo di dieta come un periodo di vita, ma parlo come di una review di quelle che sono le nostre abitudini alimentari sbagliate ed errate. Cominciamo a rinunciare totalmente o parzialmente alle cose che ci provocano dipendenza. Una volta usciti dalla dipendenza, noi possiamo sicuramente per convivialità reintegrare alcuni alimenti come la pizza, il piatto di spaghetti o i dolcini, solo e soltanto nel momento in cui sappiamo non entrare di nuovo nella dipendenza. Ma questi cibi sono altamente tossici e non funzionali per chi invece li assume continuamente, che crea una sorta di infiammazione sistemica che porta anche ad ammalarci. Quindi il digiuno sicuramente, in questo caso fatto in questo modo, è sicuramente una terapia per uscirne. Ma ricordate, il cristiano non deve fuggire la sofferenza, ma deve procurarsi quella sofferenza idonea per santificarsi. Anticamente non ce n'era bisogno, perché c'erano periodi di carestia e di fame, le persone facevano duri lavori in campi o sulle navi da pesca o a caccia. Adesso purtroppo non è così. Io ho fatto un esperimento su me stesso facendo pesca in apnea, dove mi sono procurato un digiuno, e con quel digiuno ho fatto questa pesca in apnea, mi sono ritrovato ad avere severi crampi durante la mia azione di pesca e mi sono rallegrato del capire qual è la differenza tra l'appetito e la fame, quanto tempo siamo in grado di durare con la fame e quanti benefici questo può apportare al nostro organismo. Passo la parola ai studi. Ovviamente adesso vogliamo subito, stanno arrivando tanti messaggi, Nilo, non abbiamo assolutamente, non stiamo inducendo insomma la sofferenza come se fosse una pratica che ci salva, stiamo semplicemente dicendo, qualcuno metteva in evidenza il fatto che noi siamo anima, corpo e spirito, e anche il corpo ha parte importante del nostro essere, ma è proprio per quello che, grazie alla spiegazione anche di carattere tecnico e anche, come abbiamo visto, poggiata su alcuni riferimenti biblici, stiamo mettendo in evidenza che anche il corpo ha bisogno di vivere la sua disciplina, esattamente come l'anima. Quando l'anima vive nei piaceri del mondo e nei piaceri del peccato, ignara della salvezza a cui deve rivolgersi per vivere l'eternità, in buona sostanza nell'incontro con la verità dell'Evangelo, e si vive una sorta di angoscia. Io sfido chiunque, tutti i nostri amici, fratelli, che particolarmente quelli che stanno appunto scrivendo con un tono, diciamo, un po' di specifica, noi ci ricordiamo quando abbiamo incontrato il Signore, la prima cosa che abbiamo vissuto è questa forma di disagio. Io ero convinto di stare nel giusto, adesso mi ritrovo dinanzi alla figura di Cristo che mi invita ad una vita completamente diversa da quella che conduco. Ecco, quella forma di disagio in realtà è un po' quella, in buona sostanza, che anche il nostro corpo deve imparare a vivere quando si trova dinanzi a dei valori prioritari più importanti, che sono i valori spirituali. Ora, non dobbiamo tutti quanti entrare in una forma, dobbiamo semplicemente considerare nella giusta misura tutte le parti di cui siamo composti, e quella del corpo sembra essere proprio una. A proposito di questo, sì, vorrei fare luce un po' e togliere questa nebbia di ignoranza sulla questione anima, spirito e corpo, se me lo consenti, perché credo che molti purtroppo sono confusi. La nostra anima non può mai peccare, direttamente. Cosa voglio dire? L'anima, che si trova dentro il corpo, utilizza per esprimersi quelli che sono i nostri cinque sensi. Ok? Tutti i peccati della scrittura, specie quelli corporei, noi li pratichiamo tramite i sensi. Ok? Quindi l'anima da sola, se non avesse la vista, se non avesse l'udito, se non avesse il gusto, se non avesse la capacità di percepire certi piaceri, non peccherebbe mai. E vi dico anche questo: l'anima cosa fa? L'anima si lega al corpo per prenderne i suoi piaceri, ok? Quindi cosa dice anche l'Apostolo Paolo? Dice: non date retta alla carne per soddisfarne le sue concupiscenze. Cosa vuole dire? Il desiderio, quindi il concupire. Persino Eva cosa vide? Vide che il frutto era buono e desiderabile per rendere uno intelligente. Quindi
Il desiderio, la concupiscenza, lo dice anche l'apostolo Giacomo, non nasce nell'anima, non nasce nel nostro spirito riscattato da Dio, ma nasce nella carne. Infatti la Bibbia dice, quando uno è tentato, si renda conto che non è Dio che lo tenta, ma ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza. La concupiscenza l'allenta e la desca, concependo il peccato. E il peccato, quando è consumato, porta alla morte. La stessa cosa che Dio disse a Caino, il peccato è alla porta, ti sta spiando. E i tuoi desideri sono rivolti a te. Ma tu lo devi dominare. Che cos'è che noi dobbiamo dominare? Nessuno di noi può dominare un pensiero che arriva, perché è arrivato. Ma la Bibbia ci dice che noi possiamo rendere quel pensiero prigioniero. Però invece, parlando di quelli che sono i peccati espliciti che noi commettiamo nel corpo, come la gozzoviglia, come la lussuria, questi peccati hanno bisogno di una disciplina fisica. Non è possibile vincerli semplicemente con un pensiero etereo. Ah no, io non... io mangio tutto quello che voglio, faccio tutto quello che voglio e andrò tutto liscio. Non funziona così. Il corpo va santificato. E l'apostolo Paolo ce lo specifica. Dice, io combatto, ma non come battendo l'aria. Ok? Io lotto, ma non in modo incerto. E ci spiega che lui tratta il suo corpo in maniera dura. Che cosa ci dice prima Tessalonicesi capitolo 4? Vi esorto, sempre l'apostolo Paolo, a conservare i vostri corpi in consantificazione e modestia. Sta parlando, ciascuno sappia tenere in onore il proprio vaso, e sta parlando del proprio corpo. Infatti, sempre l'apostolo Paolo dice che il nostro corpo non è per la fornicazione, ma il Signore per il corpo. Quindi un ragazzo che indulge con la sua ragazza nella fornicazione e sta peccando, che cosa deve fare? Non potrà mai annullare dalla sua mente la voglia di vivere un'esperienza sessuale, perché il nostro corpo la riconosce come positiva, ma può agire sul suo corpo, disciplinando se stesso. Questa purtroppo è una caratteristica della Chiesa occidentale che non vuole essere per niente ascoltata. Noi vogliamo essere indulgenti col nostro corpo, noi vogliamo ingrassarlo, noi vogliamo metterlo a dormire, noi vogliamo buttarlo sul lettino vicino al mare, vogliamo fumare, vogliamo stare a telefono tutto il tempo che vogliamo. Non vogliamo né disciplinare noi stessi, né disciplinare i nostri figli, né disciplinare i credenti, perché oggi nel seno della Chiesa c'è una ribellione, ma parte da cose molto pratiche, come non blaterare, non mormorare, non parlare, offrire, servire le persone non vuole. Noi viviamo un cristianesimo passivo su questa falsa grazia, dove sempre e comunque è Dio che fa le cose. Allora Dio, se volete saperlo, voi gli esperti di spirito, anima e corpo, e vi rimando anche alla lettura di un grande della storia che Watchman Nee, che ha scritto tantissimi libri sullo spirito, come rompere l'anima, oppure lo spirito, l'anima e il corpo, l'uomo spirituale, che ci dà un consiglio molto semplice, la scrittura. Ci dice che noi dobbiamo rompere l'anima. Noi non dobbiamo curare l'anima, noi dobbiamo romperla. Mai nella scrittura, c'è scritto che noi dobbiamo guarire la nostra anima. La guarigione avviene attraverso la rottura. Dov'è che noi veniamo salvati? La soteria, dove avviene? Nel nostro spirito, lettera piccola. Infatti cosa dice la scrittura, sempre in Prima Corinzi 6, sempre su questo discorso del corpo, dice che chi si unisce al Signore è un solo spirito, lettera piccola, con Lui. Dove avviene la conferma della salvezza? Romani 8 ci dice lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, attesta dove? Chi? Al nostro spirito, che noi siamo figli di Dio. Dov'è che noi nasciamo di nuovo? Nel nostro spirito. Quindi, come diceva Michele, dal di dentro Dio conquista verso l'esterno, dobbiamo conquistare, come cerchi concentrici, prima l'anima e poi il corpo. L'anima di per sé non è una realtà salvata. Infatti l'apostolo Paolo e anche Gesù, che cosa diceva? Con la vostra perseveranza voi salverete le anime vostre. Addirittura Giacomo dice una cosa bellissima, dice: ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Quindi che sta dicendo Giacomo? Avete in voi una fonte di salvezza per qualcosa che non è ancora salvato. E che cosa? L'anima nostra. Non fate l'errore, come fanno i cattolici, di pensare che siamo tutti salvati. Il nostro intero essere, prima del Tessalonicesi 5:23, deve essere conservato e irreprensibile per la venuta del Signore. Qual è l'unica parte salvata e col sigillo della vita? Il nostro spirito. Poi dopo c'è bisogno di conquistare l'anima, che è formata dai pensieri, dalla volontà e dai sentimenti.
e poi il corpo, che è formato dai cinque sensi. Il corpo è assolutamente contrario a questo percorso e ci porterà sempre dove dice lui, a meno che noi non lo dominiamo. Ed è questo l'aspetto più difficile oggi da capire, che i cibi di un certo tipo noi li scartiamo, invece il diavolo li usa appunto per dominarci. Quando io prendo un bambino piccolo e lo abbuffo di merendine, caramelle, dolci, dolciumi, pastine, io sto creando un dipendente. Non pensate che ci sia differenza tra la droga e lo zucchero, che la droga è legale, fa male, lo zucchero è legale, fa bene, no. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld. L'unica cosa che è differente è che sono una cosa è legale e l'altra è illegale. Ma lo zucchero fa addirittura peggio di alcuni tipi di droga. Capisci? E lo zucchero, per esempio, legato al caffè, caffeina, crea doppia dipendenza. Infatti anche col caffè bisogna moderarsi, perché non me ne posso prendere 10 al giorno, ma massimo 3, a mai senza lo zucchero, perché lo zucchero deve viaggiare insieme a delle fibre per creare dei picchi glicemici quanto più bassi possibile, se teniamo la nostra salute. Ma per un discorso spirituale, non pensate che quello che ha detto l'apostolo Paolo, io posso mangiare di tutti i cibi, tu puoi mangiare di tutto, ma è il modo con cui mangi. Non puoi mangiare di tutto, sempre, ad ogni ora, quando vuoi e come vuoi. Sì, puoi, ma non pensare che non stai peccando. Non pensare, perché noi facciamo vergognare i poveri che non hanno nulla. Quando il nostro frigorifero, il nostro armadietto traboccano di beni, ma soprattutto beni che causano dipendenza. Quindi, che cosa voglio dire con questo? Noi dobbiamo capire l'importanza di essere sobri. Perché questa è la cosa più difficile. Siate sobri, la Bibbia dice, vivendo in questo mondo moderatamente. Quindi anche le nostre tavole devono essere moderate, i nostri pasti devono essere moderati, le nostre parole devono essere moderate. Quando vedo quelle agape infinite dove c'è roba da buttare, riflettiamo bene sulla vita che hanno fatto Gesù e gli apostoli, sulla vita che hanno fatto persone che hanno rinunciato a tutto quello che avevano, per seguire Cristo, ma pensate che l'abbiano rinunciato perché Gesù ogni 2 o 3 gli dava il panino, la merendina o la pasta al forno. Vivevano giorni senza cibo. Addirittura Gesù teneva con sé una folla che da 3 giorni non aveva assolutamente niente da mangiare. Gesù aveva timore di rimandarla perché venissero meno per la strada e lì moltiplicò che cosa? Cioccolatini. Cosa moltiplicò Gesù? Il pane e i pesci. Ma non pensate che il pane bianco che acquistiamo oggi al supermercato, il pane all'olio che noi diamo ai bambini, perché il pane all'olio è drammatico, il pan di latte è drammatico per i bambini. Era un pane fatto con una fibra durissima, un pane molto secco, un pane quasi terroso, che sicuramente non aveva i presupposti e creava patologie come quelle di oggi. Quindi, per concludere, a tutti coloro che pensano che il corpo sia parte del processo di salvezza, dicono: il corpo deve essere salvato come l'anima, ma abbiamo bisogno di sottometterlo attraverso la legge che è nello spirito. In Romani 7 è scritto che nella nostra carne non abita alcun bene, perciò c'è bisogno di crocifiggerlo. Infatti quelli che sono di Cristo, lo ripeto, hanno già crocifisso le passioni e le concupiscenze. Quando tu dici io sono di Cristo, non lo sei perché hai creduto, questa sembra un'affermazione tosta da dirgli, ma lo sei quando il tuo essere è disposto a seguirlo. E quando lo sarà? Quando nessun desiderio o nessuna passione ti impedirà di essere efficiente al suo servizio. Anilo, quanto di soprannaturale c'è nel processo di conversione? Qualcuno potrebbe pensare, allora devo prima diventare un uomo, una donna capace di sottomettere prima di arrivare al Signore. Vogliamo precisare che tutto questo ha qualcosa che ha del soprannaturale, la salvezza ha qualcosa di soprannaturale. E se se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Ripeto ciò che dice Paolo ai Romani: se mediante lo Spirito Santo, lettera grande, facciamo morire le opere del corpo, cosa avremo? La vita. Attenzione, qui si parla di vita zoe, abbondante. Lo ripeto, l'apostolo Paolo dice questo ai Romani, proprio sul discorso della soteria e della salvezza. Se lo spirito che Dio ha fatto abitare in noi, che ci brama fino alla gelosia,
Se mediante lo Spirito Santo facciamo morire le opere del corpo, come risultato noi avremo la vita spirituale. Non sto dicendo, attenzione, che noi stessi, da noi stessi, senza lo Spirito Santo, quindi disciplinandoci, dobbiamo, come fanno purtroppo molte religioni asiatiche, oppure le vecchie istituzioni cattoliche, dobbiamo fustigarci e così saremo salvati. Attenzione, assolutamente no. La grazia di Dio ci dona lo Spirito Santo, ma non per parcheggiarlo o per predicare soltanto, ma per utilizzarlo. E come dobbiamo utilizzarlo? Dove devi incanalare lo Spirito Santo? Allora io voglio parlare con un credente appena convertito. Dove vorresti incanalare lo Spirito Santo? La risposta è: vorrei avere un dono di guarigione, vorrei predicare, fermo. No, la prima via, le prime strade dove incanalare lo Spirito Santo è nella morte del corpo e delle vecchie abitudini che ci portavamo prima, capite? Non possiamo essere abilitati al servizio se non siamo discepoli. Per essere discepoli dobbiamo essere capaci di dominare il nostro corpo. Quindi, anticamente, che cosa voleva dire? L'Apostolo Paolo doveva saper dormire per terra, doveva saper vivere nudo, doveva saper vivere senza cibo. Adesso io voglio parlare anche con tante sorelle, fratelli, ritengono indispensabile la casa, il riscaldamento. Ma quando mai nella scrittura l'Apostolo Paolo ha vissuto questo? Finora abbiamo vissuto la fame, la sete, la nudità, la persecuzione. Per che cosa lo facevano? La vera gloria non consiste nel vivere comodamente tutto ciò che abbiamo, ma è saper rinunciare a tutto questo e abbiurare dalla nostra posizione di re, di sacerdoti, regnanti, trompi orgogliosi, ma accettare. La domanda è: tu sapresti, se Dio ti manda in un posto qualsiasi, sapresti mangiare tutto ciò che ti danno, anche se sono insetti? Sapresti digiunare? Sapresti non dormire? Sapresti camminare per 40 km a piedi scalzi? Evidentemente no, ma non sarai mai pronto se il tuo corpo è abituato a questo. Prendete un credente che pesa 160 kg, che è pieno di patologie, dove Dio lo può mandare? Al limite lo può mandare a scrivere su WhatsApp un messaggino di incoraggiamento. È a questo che noi ci vogliamo ridurre. Voi pensate che il nostro corpo non sia importante? Come hanno predicato i discepoli col corpo? Come hanno camminato? Come hanno abbracciato? Come hanno imposto le mani? Non avevano un corpo che gli remava contro, ve lo assicuro. Avevano un corpo, vedete Paolo quando fece il naufragio, per giorni e giorni senza cibo, con la nave sbattuta, con la pioggia, col freddo, vestiti di stracci. Voi pensate che Paolo sarebbe stato in grado di fare tutto questo se non avesse disciplinato il corpo? Voi pensate che la conversione sia Dio mi trasforma in un angelo divino? Assolutamente no. Noi dobbiamo imparare queste cose, a convivere con queste cose, addirittura col freddo, con la nudità. Queste cose ci salvano? No, noi siamo salvati in speranza, mediante la fede, ma poi, se vogliamo consacrare il nostro essere, se vogliamo servirlo, dobbiamo distaccarci dal modello americano, perdonatemi, di prosperità, che ci ha portato a credere il contrario, che se Dio ti ama, ti dà la villa, ti dà i benefici, ti dà i soldi, ti dà il cibo, ti dà donne, ti dà macchine. Questo modello è quello che inconsciamente abbiamo ritenuto ed è fallimentare. Ed è talmente fallimentare che non c'è proprio niente. Cosa dice i Proverbi? I Proverbi alla fine spiega la preghiera saggia del re Lemo e dice: Signore, non farmi troppo ricco né troppo povero, cibami del pane necessario, che poi sarà ripreso da Gesù nella preghiera ipocrita che molti fanno della prosperità, perché Gesù ha detto: dacci il nostro pane quotidiano. Che cosa vuol dire? Quanto hai bisogno al mese? 1200 euro? Se te ne arrivano 2004. Se te ne arrivano 2004. È Dio che ti fa prosperare o Dio che ti sta dicendo: tu hai il tuo necessario. Questo in più per chi è? È per te. O non sto benedicendo attraverso di te il fratello che ha bisogno? Perché se porta a porta tuo fratello non riesce a vivere, quei 2004 non sono tutti per te. Ed ecco che il re Lemuel dice questa preghiera, dice: se io sarò troppo ricco, il mio cuore si inorgoglierà, io dirò: chi è l'Eterno? Se sarò troppo povero, rischio di rubare e profanare il nome del mio Dio. Dammi di ciò che mi necessita. Ecco, noi non viviamo più del necessario,
Noi viviamo di ciò che è utile. E la dottrina della prosperità, in maniera proprio bugiarda, vuole specificare che se tu hai di più sei più benedetto. Invece la Bibbia dice che Dio ha fatto il ricco e il povero uguali. Il Signore ci rende ricchi e il Signore ci rende poveri. Dio dà, Dio toglie. Molti non vogliono ascoltare che Dio ci toglie. Dio ci sta togliendo un parente a cui siamo affezionati. Beh, che cosa? Non siamo benedetti? Dio può essere che in un periodo ti tolga la salute. Dio può essere che in un periodo ti tolga la possibilità di vivere nei tuoi agi. È stato Dio forse in grado di dimenticarti? Ha soffocato l'amore suo nell'ira? Come interpreti l'amore di Dio? Attraverso la sua provvidenza soltanto? Io lo ringrazio quando mi rompe il cuore e mi mette in una situazione di bisogno e necessità. Sapete perché? Perché, e questa è una cosa chiara, quando noi abbiamo di più, siamo più premiati, più privilegiati e innalzati, il nostro cuore facilmente si inorgoglisce. L'Apostolo Paolo, nonostante tutta la sua povertà e difficoltà, Dio ha dovuto dargli una spina nella carne affinché non montasse in superbia per l'eccellenza delle rivelazioni. Dove fu messa la spina? Nella carne. Dio lo faceva soffrire? Per quale motivo? No, Dio non fa soffrire! Dio lo faceva soffrire per un motivo, perché voleva portarlo nel cielo. Perché se cadi nell'orgoglio, che è la condanna del diavolo, per te non ci sarà salvezza. E lo dico a tutti quei ministri con i pancioni gonfi, col doppio petto, che vivono di offerte e di tante ricchezze, vergognatevi. Perché un giorno voi sarete chiamati. Dio vi chiamerà a capire quanto avete spartito delle vostre proprietà, delle vostre ricchezze, di quanto voi avete goduto come in tempi di strage in questi periodi che stanno per venire sulla terra. Quindi l'alimentazione è il primo passo per dire a te stesso: io non sarò schiavo di un cibo, non perirà un fratello a causa di un alimento, io non mi farò dominare da nulla. Almeno questo è quello che è il mio obiettivo. E tu, passo la parola a te. Grazie, grazie carissimo Anilo, ci sono tantissime domande, ma ai miei minuti a disposizione stanno terminando, sono terminati, c'è chi ci chiede del lievito, dell'importanza, dell'evoluzione, c'è chi ci chiede del motivo per cui la Chiesa occidentale oggi smette di dare insegnamenti legati proprio alla corretta alimentazione, c'è chi ci chiede com'è possibile che la cultura abbia una tale risonanza all'interno delle nostre congregazioni, quasi da anestetizzare un aspetto così importante come quello del corpo. Sono tantissime le domande che sono arrivate, ma purtroppo ci dobbiamo fermare. Però vi promettiamo, a Dio piacendo, e se Anilo ancora darà la disponibilità, di organizzare eventualmente un'altra diretta. Approfittiamo, ecco, questo è il nostro numero, per segnalarci le vostre considerazioni in merito all'argomento e potremo provare, perché no, se questo è qualcosa che ci sta edificando, a me sta aiutando tantissimo, e dicevamo proprio questo tra noi nella redazione, l'importanza di questi consigli pratici e di questo parlare così pratico del nostro carissimo fratello, il quale ci sta dando veramente, grazie Anilo, una illuminazione, uno scorcio aperto su argomenti che veramente difficilmente si trovano ad essere sviluppati in modo autentico all'interno delle chiese. Pensiamo sempre che il tema spirituale sia qualcosa che ha a che fare con Dio, con quello che riguarda lo spirito, la benedizione, il movimento dello spirito. Poi chiuso il servizio di culto, di celebrazione, ci attiviamo in una modalità diciamo automatica che va a contrasto di alcuni principi così importanti. È necessario però comprendere l'equilibrio, avere tutte le possibilità, grazie a Dio per questa, quella di oggi e quando ci concederà ancora, e anche perché no approfondire, come qualcuno ci sta segnalando in questo momento, l'importanza dell'educazione alimentare verso i bambini. Questo è un altro argomento su cui ragionare, fare una scuola domenicale riguardo proprio l'alimentazione. Sì, sì, sarebbe veramente interessante. Assolutamente, salvate. Ecco. Grazie veramente tanto Anilo, ti ringraziamo e preghiamo affinché il Signore continui anche a benedire la tua vita e anche la tua vita familiare, quella di tua moglie Carola, in questo momento anche particolare diciamo di difficoltà, di momento di difficoltà familiare. Dio vi benedica grandemente e speriamo di averti presto di nuovo in diretta con noi per ulteriori approfondimenti, perché no, proprio su temi che abbiamo citato. Dio vi benedica, grazie Anilo.
Dio vi benedica, ciao. Pace. È stato bello, lo abbiamo detto anche in anticipo quanto era importante la chiacchierata di oggi con il nostro specialista. Abbiamo anche individuato l'importanza di portare con noi in missione il corpo, non possiamo lasciarlo nella sua zona comfort mentre l'anima dovrebbe occuparsi delle cose di Dio. È tutto l'interno nostro che deve occuparsi delle cose di Dio. Questo è importante perché in base a come noi riusciamo a dominare appunto il corpo, il Signore poi è nella libertà di affidarci una missione più o meno sfidante proprio in prospettiva della nostra benedizione, della nostra vita ad esuberanza. A tale proposito vi voglio dare appuntamento a domani, a Dio piacendo, con una diretta che avremo negli studi qui di Review con un evangelista missionario cubano, si chiama Felipe Triana Perez, si trova in questo momento in Europa e quindi venendo da Cuba si trova in Europa, sta facendo il giro di varie nazioni in Europa, in questo periodo è in Italia e lo avremo proprio nei nostri studi, a lui chiederemo un po' com'è la situazione in Cuba e quali sono appunto le cose che il Signore sta facendo attraverso questo ministero straordinario. Domani scopriremo a Dio piacendo qualcosa in più, rimanete connessi. Con questo vi do un affettuoso saluto e vi do appuntamento a Dio piacendo con un domani con una nuova diretta, ma questa sera ricordatevi alle ore 23:30 ci sarà la replica di questo numero che potete eventualmente consigliare agli altri, ad altri amici credenti, fratelli, perché no, anche familiari i quali vogliono approfondire questo argomento che è stato veramente di grande utilità e benedizione. Dio vi benedica, pace, shalom. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo Taking Release. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com. Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in 9 months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo. If you're ready to take back control of your life, head to golo.com now and see how Golo can work for you. That's golo.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at golo.com. That's golo.com. Again, golo.com.